di essere preso. Aggiungo un piccolo problema. Ricordate tutti che ci sono due strade per entrare in questo fondo, no? Il forfettario e chi invece deve andare in commissione a seconda dei parametri reddituali e patrimoniali di ciascuno. Ecco, ai problemi che già vi ha detto il collega, non serve, sono sotto cortisone. Grazie. Se ne aggiungono altri per chi ha il reddito superiore ai 35.000 euro e ha più di 100.000 euro di beni mobili. Il problema è la prova del famoso mis-selling, perché quando si digita che uno ha appunto questi parametri patrimoniali, si apre una bella finestrella che ti chiede di caricare un documento che comprovi che hai subito il mis-selling. Sarebbe facile se la commissione tecnica incaricata, formata e tutto quanto dal governo avesse obbedito al disposto di legge, cioè avesse predisposto le tipizzazioni e i criteri di valutazione per individuare la documentazione che serve a caricare. Ci hanno detto che in fondo c'è uno specchietto dove si possono in 2000 caratteri spiegare eventualmente i documenti che si caricano. Si può anche fare, per carità, ma tutto richiede tempo, tutto richiede sforzo e bisogna saperlo fare. Ecco, perché se dobbiamo cominciare a fare anche una comparsa attaccata a questa domanda, allora veramente siamo fuori da ogni buona regola. Perché questi signori dovevano fare per legge un sito che aveva le caratteristiche della trasparenza e della chiarezza, è scritto nella legge. Ecco. Per me così non è un sito dove bisogna caricare dai 7 ai 10 documenti e bisogna avere lo scanner per farlo, e non credo che ce l'abbiano tutti lo scanner a casa, giusto? Ecco, e non solo, avendoli selezionati, individuati e tutto quanto. Nonostante questo bisogna andare avanti, perché non si può essere arrivati a questo punto per fermarsi. Bisogna fare passaparola con chi sappiamo o chi vediamo che ha rallentato la pressione, con chi si sta rendendo, bisogna dirle: abbiamo battuto i pugni fino qua, battiamoli ancora e se serve ancora più forte. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta. No, credo che molte domande potremmo già cominciare ad inserirle, per altre dovremmo essere più prudenti, però certamente vogliamo cominciare, perché altrimenti non riusciamo a arrivare alla fine entro il termine. Perché possiamo calcolare 150.000 persone circa che hanno diritto di fare questa domanda, calcolando anche un tempo di un'ora a ciascuno, vi rendete conto che lavoro è? Ma non parlo a livello di avvocato filippino, avvocato fatalte, avvocato polato, ma in generale per trovare dei professionisti che possano aiutarvi su questo, perché da soli è molto difficile. Perché non sono tutti che sono capaci, non sono tutti che si sono occupati di questa cosa. E non è che uno perché è avvocato si mette lì e lo fa giusto, credetemi. Detto questo, noi siamo qua, cerchiamo di fare al meglio quello che facciamo, dateci anche voi la forza per farlo.